La grande casa giapponese di videogiochi Nintendo, pronta a lanciare una serie di nuovi titoli per la console portatile con almeno 30 nuovi videogiochi riservati al suo ultimo modello 3DS, che fatica a trovare acquirenti. Tra la fine di quest'anno e l'anno prossimo, è stato annunciato, offriremo una gamma di giochi che non è esagerato descrivere come senza precedenti nella storia dei videogiochi. Aumenta il gettito del settore giochi relativo alle entrate erariali. Nei primi 7 mesi dell'anno, nel bollettino delle entrate tributarie pubblicato dal Ministero delle Finanze in generale per il periodo gennaio-luglio 2011, si evidenzia una crescita tendenziale del gettito dell'1,3%. Tra le imposte indirette si segnala un incremento del 2,9% per le tasse e imposte sugli affari, un incremento del 2% per le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane e monopoli, e un aumento del 18,8% del gettito dell'otto lotterie e delle altre attività di gioco.